Ciao a tutti, raga. Facendo un giro questo pomeriggio per i vari store, sia di Android che di iOS, mi sono imbattuto in un gioco molto simile a Fall Guys. Prima di partire, però, con il video vero e proprio, ci tengo a fare i miei saluti. Come in ogni video, oggi saluterò tre di voi. I tre fortunati che oggi sono salutati sono Mark Infinity, Agnio De Luca e Leo Lab. Vi ricordo, come sempre, che sono oggi solamente questi tre, ma in realtà, se volete essere salutati, mi raccomando, scrivete qui sotto nei commenti, voglio essere salutato. E prima di incominciare con il video vero e proprio, con l'argomento, ovvero il gioco clone di Fall Guys, mi raccomando, lasciate subito un bel pollicione in su per supportare il mio canale. Ok, allora detto questo, direi di partire subito perché il gioco che vi andrò a far vedere oggi è un clone veramente ben riuscito di Fall Guys. Il gioco in questione si chiama Silly Race ed è un gioco veramente molto molto interessante, che però purtroppo è disponibile solamente per iOS. Quindi purtroppo ancora non è uscito per Android, ma spero che comunque in futuro possa uscire. La cosa che mi ha attirato di più di questo clone, che in realtà è uno dei tantissimi, perché, come sappiamo, dall'uscita di Fall Guys Guys, Quello reale ne sono uscite veramente tantissimi. Ma la particolarità sta nel fatto che, ovviamente, i giocatori, ovvero i personaggi, non sono ovviamente quelli di Fall Guys, e quindi sono solamente degli Umini, Ma i minigiochi sono fatti veramente molto molto bene e mi ricordano veramente tantissimo quelli del gioco vero. Ovviamente, come tutti i cloni, non è assolutamente paragonabile al gioco vero, ma diciamo che per quanto riguarda i minigiochi e la mappa, ci avviciniamo veramente tantissimo. Vi devo dire che le prime impressioni sono state assolutamente molto buone, ma il problema, come tutti, questi cloni è che sono tutti in verticale e quindi il problema è che già lo schermo del telefonino è abbastanza piccolo poi vabbè se giochiamo sul tablet è un pochino più grande ma poco cambia perché la mano in particolare le dita che devono sempre rimanere a sullo schermo alla lunga ovviamente il telefono diventa caldo ma assolutamente riescono a compromettere quello che era il gameplay che risultava essere molto carino perché alcune volte alcuni ostacoli non si riescono neanche a vedere proprio perché c'è il nostro dito che va a coprire alcuni ostacoli. Un'altra cosa negativa è che il gioco non è multiplayer, quindi ovviamente potremmo giocarlo offline, ma con dei bot. Ed è una cosa a parer mio molto molto fastidiosa. Un'altra cosa a cui ho fatto caso è il fatto che il font che viene utilizzato per scrivere caricamento. Se ci fate caso, è lo stesso font che viene usato per Fortnite. A chi interessa il nome del font si chiama Lucky Sky ed è lo stesso font che uso anch'io per le mie miniature, ma insomma, vederlo in un altro gioco non è così bello. Ma a parte questo, io direi che il gioco è anche ben fatto, ovviamente, come già detto prima è un clone. Quindi ovviamente avrà vita molto molto breve, considerando che Fall Guys uscirà tra uno o due mesi. E quindi, ovviamente, è un gioco just for fun, solamente per aspettare il vero Fall Guys che uscirà, come già detto, tra uno o due mesi su mobile. E quindi detto questo, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se l'è stato, iscrivetevi, commentate e lasciate un like. Se volete scaricare questo clone di Fall Guys sull'App Store, perché, come già detto, è disponibile solo su iOS. Mi raccomando, fatelo. E noi ci vediamo nel prossimo video.